Andiamo avanti, c'è con noi il tecnico del San Giorgio, mister Marcianò. Ben ritrovato, mister. Buonasera, buonasera a tutti. E allora arrivano 3 punti contro un avversario forte, perché lo Sporting Catanzaro ormai è da anni una bella realtà di questa categoria, come lo siete anche voi, e non solo posizione playoff sempre più cementata, ma in qualche modo vi siete presi una poltrona comodissima per guardare la partita tra Ardore e Palmese domani. Sì, sicuramente sapevamo che la partita era molto difficile, conoscevamo benissimo il Catanzaro, una squadra che gioca a calcio, che mette in difficoltà quasi tutte le squadre che incontra. Noi abbiamo preparato la partita in modo impeccabile. Oggi devo fare soltanto un applauso ai miei ragazzi perché sono stati davvero perfetti. L'unico termine che posso usare è questo, perfetti. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo sbagliato anche qualche volta la palla del 2-0 per stare un pochettino più tranquilli, ma non abbiamo quasi rischiato in nessuna situazione. Sono davvero contento perché la squadra si sta esprimendo al meglio. Una squadra che tra le altre cose, tolto lo stop contro il Capo Vaticano, ha raccolto 6 vittorie nelle ultime 7 partite. Sì, anche a Capo Vaticano secondo me non meritavamo di perdere. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, però ci sono partite che nascono in quel modo, un po' di sfortuna, un po' di qualche ragazzo acciaccato. Metti che il Capo Vaticano è una squadra davvero forte in casa, quindi è uno stop che alcune volte ci può stare, per il momento del campionato no, però ci siamo subito ripresi con questa vittoria e siamo rientrati in carreggiata. Tra l'altro un campionato che, mister, avete condotto benissimo. Peccato per quella fase di vuoto, diciamo, che c'è stata tra Natale e la ripresa del campionato. Ecco, con qualche punto in più lì, forse stavamo raccontando qualcosa di diverso, quantomeno nella vicinanza alla Vigor Lamezia, che comunque è meritatamente in testa. Sì, sicuramente ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo fatto 4-5 pareggi di seguito, tante volte magari è meglio perderne qualcuna e vincere qualche partita in più, però il percorso di crescita che questa squadra sta facendo, a dicembre quando c'è stato quel periodo di appannamento mancava qualche pedina fondamentale come Vara, come Mangiola che sono rientrati di lì a poco, poi la squadra si è rimessa a fare gioco, a fare punti e siamo tornati nelle posizioni che meritiamo. Ecco, ora si avvicina una nuova sosta, perché ora ci sarà la partita del 26, poi il 2 si rigioca il 16, che arrivi, diciamo, nel finale questo spezzettamento, mister, ti preoccupa un po', oppure, siccome non c'è niente di nuovo, siete pronti e collaudati, anche per recuperare un po' di energia in vista dei playoff, che comunque quest'anno penso non potranno sfuggire. Sicuramente, diciamo che la pausa può far rifiatare qualche ragazzo che sta dando davvero una mano importante. C'è Secondi, c'è Zampaglione che sono un pochettino, diciamo, avanti con l'età e hanno bisogno anche loro un pochettino di rifiatare. C'è Vara che è rientrato da un infortunio da poco, quindi magari può avere un pochettino di tempo in più per rientrare in condizione. E diciamo che aspetteremo la sosta e l'aspetteremo al massimo per giocarci le ultime 2 partite alla grande e sperando di fare questi playoff. Questi playoff che, tra le altre cose, per come stanno andando adesso le faccende della Serie D, sembra possano essere utili, perché a oggi c'è solo il Cittanova che ci dà qualche preoccupazione in più, e l'auspicio comunque è che anche il Cittanova si salvi e quindi la pattuglia delle calabresi per l'anno prossimo cresca. Sì, certo, sicuramente. Noi diamo sempre un'occhiata al campionato di Serie B e tifiamo sempre per le calabresi. Noi, al di là di questo, cercheremo in tutti i modi di fare il massimo per cercare di fare questa impresa, perché il San Giorgio, come abbiamo parlato tante volte, è una squadra giovane, nata da poco, che vuole crescere piano piano e credo che il suo percorso lo sta facendo bene. Assolutamente sì, mister, grazie per essere stato con noi. E Grazie a voi, buona serata. Grazie. dunque ringraziamo mister Marcianò, il tecnico.